il 1 gennaio del 1948 entrava in vigore la Costituzione italiana, il 10 dicembre dello stesso anno 1948 a Parigi si firmava la Dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo. A Teramo un giovane di 20 anni fondava il coro Giuseppe Verdi. Questa è una particolarità storica, una congiuntura storica felicissima, per cui ci consente di dire che il coro Verdi e la città di Teramo, che festeggia anche lei per questo 70°, hanno stabilito un rapporto intimo, una simbiosi, ed è per questo che noi ci siamo permessi di ringraziare con un semplice grazie la città di Teramo, ma è un grazie a caratteri cubitali ed è un grazie a squarciagola. Perché? Perché ci ha consentito di vivere, di sopravvivere, di crescere. Cominciamo con una serata inaugurale che, proprio per non allontanarci dal tema, abbiamo chiamato Preludio. È un incontro di rievocazione, di contatto. Richiamiamo tutti i maestri, tutti coloro che hanno partecipato, e sarà una serata proprio, ecco, così, di rievocazione, in cui ci sarà buona musica. Poi abbiamo invece il 24 di marzo, al Comunale, un'opera che a Teramo non si fa più da almeno un ventennio, ed è lo Stabat Mater di Rossini, proprio in omaggio ai 150 anni della morte di Rossini. È un'opera che io definisco colossale, ed è un'opera che noi stiamo realizzando in collaborazione, ed è un'opera poderosa. Immaginate che ci sono quattro cori.